Buonasera a tutti e benvenuti nel video odierno. Oggi parliamo di il sogno americano. Prima di continuare a guardare questo video, iscriviti al canale e metti mi piace. Ricordati che puoi trovare suggerimenti su varie categorie di video che potrebbero interessarti, come ad esempio automobili, vlog, viaggi, intrattenimento e tanto altro. Italia e America solitamente, insomma, come dire, in parte e per tante persone, in vari modi che ora non stiamo qui a spiegare, sono legate e quindi una gran parte degli italiani, soprattutto giovani, ma non solo, che appunto vive in Italia, ha questo sogno nel cassetto che appunto è il sogno americano. E questo è un dato di fatto, una cosa che sappiamo tutti. Ma come vivere il sogno americano? Come diventare americani? Ora ve lo vado a spiegare. Molti pensano, ed è un pensiero giusto, che praticamente per andare in America e per lavorare ci voglia un visto, dei documenti, no? Ed è verissimo, quindi se tu parti, diciamo, con un visto turistico chiamato ESTA per andare a cercare lavoro e poi lo vai a trovare, dovresti tornare in Italia, farti fare un visto lavorativo, quindi una green card, diciamo, e così si chiama, cioè c'è un nome più lungo, però noi sintetizziamo chiamandola appunto carta verde, green card, che è diverso dal green pass, e da lì poi partire con la lettera del datore di lavoro che garantisce su di te sostanzialmente. E quindi puoi iniziare a lavorare in America. Finché lavori, puoi tranquillamente starci. Quando poi non lavori più, diventa un po' un problema. E quindi di conseguenza, dovresti o tornare o cercare un altro lavoro. Poi comunque le cose si possono, ecco, un attimino complicare. Questa è la regola generale. E questo perché? Perché noi siamo cittadini italiani, virgola, cittadini europei. Ma non siamo cittadini degli Stati Uniti d'America, ok? Ma c'è un modo che non molti conoscono per diventare effettivamente cittadini americani. Quindi non parliamo di green pass, green card, autorizzazioni, eccetera, eccetera, e tutta questa trafila che ho spiegato prima, che può essere anche abbastanza lunga e complessa. Uno che vuole andare a trasferirsi negli Stati Uniti, sì, si trovano tante opportunità di lavoro e quindi di conseguenza, se uno proprio vuole, ok, può intraprendere questo percorso, ma non è una cosa così semplice come sembra. Invece, da molti anni a questa parte, il governo degli Stati Uniti ha praticamente aperto un programma per la globalizzazione, degli Stati Uniti d'America. E come? È semplicemente una lotteria. In dettaglio si chiama Electronic Diversity Visa. Quindi, sostanzialmente, detto in parole povere, in spiccioloni, è una lotteria nel quale non si vincono soldi, ma si vince la cittadinanza degli Stati Uniti d'America. Quindi, a grosso modo, io partecipo alla lotteria, vinco. Boom, sono diventato un cittadino americano, avrò un passaporto italiano e un passaporto americano, quindi potrò entrare, uscire dal paese e cercare lavoro tranquillamente, insomma, come se fossi appunto un cittadino americano, lo sono a tutti gli effetti. La lotteria in questione è ovviamente una cosa ufficiale, non è una burla, non è una bufala, è per partecipare semplicemente. Dobbiamo essere uno italiani perché comunque non è aperto a tutti i paesi, è aperto a molti paesi, ma non a tutti, per cui poi in fase di registrazione ti chiederà tu a che paese appartieni?
all'Italia, ok, se tu sei un cittadino attualmente italiano puoi partecipare alla nostra lotteria in cui appunto si vincono queste cittadinanze americane a tutti gli effetti. Ovviamente non c'è un solo vincitore, ci sono tanti vincitori, però ci sono anche tantissime persone che partecipano, per cui ovviamente il fatto di essere selezionati in mezzo ad altre persone non è da dare per scontato. Io ho partecipato l'anno scorso, ad esempio, e non sono stato selezionato. La lotteria si svolge una volta l'anno e solitamente in questo periodo, quindi parliamo di inizio ottobre, ed è possibile appunto andare sul sito, che vi lascio sotto in descrizione, registrarsi e quindi dire ok, io voglio partecipare alla lotteria, inserire le proprie informazioni, quindi nome, cognome, nazionalità, eccetera, eccetera, numero del passaporto e data di scadenza del passaporto, poi i nostri recapiti, se è possibile, quindi indirizzo mail, numero di telefono e soprattutto l'indirizzo di casa, l'indirizzo della nostra abitazione. Dopodiché bisogna andare ad inserire una fototessera. La fototessera, attenzione, questo è un punto cruciale, molti vengono diciamo esclusi per via del fatto che la fototessera caricata non rispetti gli standard che loro vogliono, che sono standard elevati, ovvero deve essere intanto in una definizione abbastanza alta, quindi deve vedersi perfettamente. Dietro dobbiamo avere uno sfondo bianco o comunque chiaro dove non si vedano delle ombre. Comunque, se poi voi andate a vedere, ci sono tutti gli esempi. Soprattutto una cosa che molti vanno a sottovalutare è la dimensione, non in quel senso, ma la dimensione della fotografia. Dovete sapere che la fototessera italiana ha un formato che standard ed è quello. La fototessera invece americana ha un altro formato. In dettaglio, se proprio vogliamo andare a vedere le specifiche, 5,1x5,1, quindi sostanzialmente non è rettangolare come quelle che siamo abituati a vedere sui nostri documenti, ma bensì è proprio quadrata. Ok, così vi faccio capire la differenza. La possiamo scattare sia con il cellulare, con l'iPhone, sia può essere una foto professionale fatta dal fotografo. Basta andare in un fotografo, in uno di questi che fanno insomma fototessere, e chiedere una fototessera in formato americano, 51x51 mm, e loro te la faranno. Ovviamente siamo attenti, perché se tu sbagli a caricarla, se non ha una buona definizione, se c'è qualcosa dietro, se ci sono delle ombre, poi comunque ci sono molti 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 esempi, se non siamo ben posizionati, ecco, quello è motivo di esclusione netta dal programma. Perciò io consiglio, se è possibile, di andare presso un fotografo e chiedere di fare appunto questa fototessera in formato USA e di farcela mandare via mail in modo poi da poterla caricare. Ovviamente è una soluzione più dispendiosa sia di tempo che di denaro, ma ci garantisce nel 99% dei casi che quella foto sia perfettamente idonea e quindi non veniamo esclusi per questo motivo. Ma perché? Perché intendo, perché l'America ha deciso di fare questa lotteria dove parecchie persone ogni anno vincono appunto una cittadinanza americana? Semplice, se noi andiamo sul sito del governo andremo a vedere perché esiste questa lotteria, ma il motivo è riassunto in soldoni, molto semplice, ovvero il fatto che vogliono globalizzare ancora di più l'America e quindi far sì che l'America non sia fatta solo da, tra virgolette, americani puri, ma che ci siano una parte di italiani, di francesi, di spagnoli, di tedeschi e di tante altre nazionalità. E quindi facciamo una lotteria e facciamo in modo che chi vince questa lotteria, e ripeto, sono parecchie persone, vincano appunto una cittadinanza americana. Quindi, dopo aver compilato il form con attenzione, senza sbagliare nulla, ovviamente tra parentesi dobbiamo essere in possesso di un passaporto
valido, perché se noi non abbiamo un passaporto non possiamo partecipare sostanzialmente, ok? Quindi una volta fatta tutta questa trafila, cosa succede? Io partecipo ora, anno 2021, faccio la mia domanda, per esempio ora mese di ottobre, dopodiché posso verificare che la domanda sia stata accettata e che quindi io abbia vinto o no la cittadinanza americana, quando da maggio dell'anno successivo, quindi maggio, in questo caso 2022. Io da maggio 2022 posso entrare appunto sul sistema e verificare che appunto io abbia vinto o meno. Perché sto insistendo molto su questo punto? Perché, come vedrete scritto, non vi è alcuna notifica né via mail né via SMS da parte del governo. Per cui, se io faccio la domanda e me lo scordo e non verifico entro i termini richiesti e non vado avanti poi con la procedura, sostanzialmente, anche se io avessi vinto appunto alla lotteria, non avrei appunto questa cittadinanza, non avrei vinto nulla, quindi non viene notificato niente, ma dobbiamo essere noi ad andare a controllare, in particolar modo per l'anno prossimo, dal 7-8 maggio in poi, se non sbaglio, e abbiamo tempo fino a ottobre-settembre, mi pare il 30 settembre 2022. Una volta che noi fortunatamente abbiamo vinto alla lotteria, quindi abbiamo vinto la nostra cittadinanza americana, seguiamo una procedura che ci porta appunto alla verifica ulteriore della nostra identità fino al rilascio dei documenti che ci rendono a tutti gli effetti cittadini americani. Una volta che abbiamo finito quella fase, l'anno successivo, quindi 2021 partecipo, 2022 entro settembre faccio tutta questa procedura e la cittadinanza effettiva sarà valida dall'anno successivo ancora, quindi dal 2023. Ok? Questo è più o meno tutto il riassunto in soldoni. Che dire, io ho partecipato e spero di vincerla comunque, no? E quindi vi invito anche voi a farlo, quindi ad andare sul sito, a inserire i vostri dati, tanto alla fine ci perdi 10-20 minuti al massimo, insomma non di più, e quindi a partecipare, a tentare tra virgolette la sorte. Quindi è una lotteria comunque gratuita, non si paga nulla, tu devi solo compilare il form e basta, non paghi nulla. Altra cosa importante, i dati. Una volta che noi abbiamo completato tutto l'inserimento dei dati, ci verrà fuori una pagina web. Io consiglio di farlo dal computer, dal Mac e non dal cellulare. Ci verrà fuori una pagina web dove ci sono i nostri dati, un codice univoco e un altro codice univoco. Sono due codici sostanzialmente. Ora, quando noi andremo a verificare l'anno prossimo di aver vinto o meno, dobbiamo andare ad inserire uno di questi due codici. Quindi quella schermata, quella pagina che ci uscirà poi alla fine, noi la dobbiamo andare a stampare e o a conservare in un posto sicuro. Perché insisto molto su quest'altra cosa? Perché via mail non viene notificata. Per cui se io finisco, mi viene rilasciato questo codice univoco, eccetera, eccetera, vado a chiudere la pagina, vado a chiudere la schermata definitivamente, ok? E poi mi chiedo, ok, ora voglio riaprirla, non posso più riaprirla perché quei codici praticamente non li conosco. Quindi l'importante, la cosa molto importante è appunto conservarli, perché altrimenti non ti vengono mandati via mail e quindi una volta che tu chiudi la pagina dopo aver fatto tutta la procedura, non avrai più modo di recuperarli e quindi automaticamente sarai fuori perché non potrai verificare e non potendo verificare, anche se hai vinto, non potrai fare nulla. Ultima cosa, ma non meno importante, problemi tecnici. Qualora, ad esempio, ci dovesse essere un qualsiasi problema tecnico, qualsiasi, quindi ad esempio mi carica questa pagina ma boh, non mi dà il codice, ad esempio non mi dà il mio codice univoco, eccetera eccetera, come faccio?
Non posso rifare la procedura da capo perché ho già messo tutti i miei dati, sono già registrato, non posso registrarmi nuovamente. Come fare? Benissimo. Allora, in quel caso c'è una mail di un istituto governativo che si occupa proprio, che è l'istituto dell'immigrazione, comunque alla fine detto in spiccioloni, che si occupa proprio, un sotto ufficio dell'immigrazione degli Stati Uniti d'America, che si occupa proprio dei problemi tecnici che purtroppo si possono verificare, in cui uno può incombere durante queste procedure o nella verifica, eccetera, eccetera. Per cui, che dire, dopo questa grossa spiegazione, che sembra difficile, ma è molto, molto semplice, vi invito anche a voi a vivere il sogno americano e quindi a partecipare a questa lotteria per cercare di diventare, qualora lo voleste, un giorno cittadini degli Stati Uniti d'America. Vi ho dato parecchie informazioni, ovviamente andatevi a studiare bene tutto. E che dire, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e condividete, perché il tempo è poco, c'è tutto questo mese per fare questa procedura e parte del prossimo mese, se non sbaglio. Quindi cerchiamo di farla proprio momo, rapido rapido, ok? Quindi iscrivetevi, condividete, eccetera, eccetera, e noi ci vediamo la prossima settimana al prossimo video. Ciao!